Un saluto a tutti voi anche da parte mia. Proseguiamo a parlare di PSR, in particolare delle nuove misure dedicate alla diversificazione delle aziende agricole. Prima però vi do alcune informazioni che riguardano il bando giovani che si è concluso lo scorso 1° dicembre. Erano state messe a bando risorse finanziarie per 38 milioni di euro, di cui 19 milioni 200 mila euro per avviare una nuova azienda agricola, il cosiddetto premio di primo insediamento, e 18 milioni 800 mila euro come contributo aggiuntivo per i piani di investimento aziendale. Le richieste di primo insediamento ammontano a 15 milioni e 600 mila euro, quelle per l'ammodernamento aziendale a 28 milioni e 900 mila euro, per un valore complessivo degli investimenti proposti che supera i 73 milioni di euro. Ora gli uffici regionali dovranno istruire le pratiche e la graduatoria uscirà entro il 16 marzo 2016. Ricordo che ad aprile, sempre del 2016, è prevista l'uscita di un secondo bando. Approfondiremo nelle prossime puntate anche questo argomento, in particolare andremo a vedere che cosa è successo in provincia di Ferrara. Ma adesso ci concentriamo sui nuovi contributi che il PSR dedicherà alla diversificazione delle aziende agricole, partendo da un'analisi di quello che è successo con le precedenti programmazioni ed in particolare per l'agriturismo nel territorio ferrarese. Faremo questa lettura in base ai dati che ci hanno fornito Michele Baciglieri e Maurizia Zeni della provincia di Ferrara, che seguono e che hanno seguito negli anni scorsi l'applicazione di queste misure. Nel periodo 2000-2006 sono stati finanziati 68 agriturismi per un totale di 3.345.263 euro di contributi, mentre nel periodo 2007-2013 sono stati finanziati 31 agriturismi per 2.412.378 euro di contributi. Il minor contributo della programmazione 2007-2013 rispetto a quella del 2000-2006 è dovuto alla misura delle energie alternative che complessivamente ha richiesto risorse per 1.186.340 euro. Il PSR è stato decisivo per il decollo dell'agriturismo in provincia di Ferrara e specialmente nel periodo di programmazione 2000-2006, in questo caso perché è stato determinante l'incremento numerico delle aziende che hanno intrapreso questa attività. Nel periodo 2007-2013 l'incremento è stato decrescente e questo è stato dovuto a diversi fattori, come ad esempio la crisi, alcune complicazioni gestionali, però potrebbe essere anche il segnale del raggiungimento, specialmente in certe aree del territorio provinciale, di un certo livello di saturazione. C'è comunque attesa rispetto all'uscita dei nuovi bandi, in quanto ci sono ancora interi comuni della provincia di Ferrara che non hanno agriturismi e da questi territori sono già giunti dei segnali di interesse. Il termometro inoltre segna che ci sono anche aziende attive in procinto di sviluppare ulteriormente la propria attività attraverso la realizzazione di opere aggiuntive o di migliorare quelle esistenti. E a questo proposito, per togliere la curiosità a tutti voi che siete interessati a sapere dove porteranno queste misure della diversificazione contenute nel nuovo PSR, sentiamo Mauro Fini che si occupa appunto di queste misure per la regione Emilia-Romagna. Noi abbiamo confermato il sostegno alla diversificazione delle aziende agricole in agriturismo perché è la misura che ha sempre tirato ed è quella che fa più bene all'azienda agricola perché valorizza i prodotti agricoli, dà la possibilità di ristrutturare gli immobili e migliorare il paesaggio, dà tutta una serie di input che hanno effetto positivo proprio sull'attività agricola. Poi abbiamo confermato anche le misure per la produzione di energia alternativa, per le attrezzature che servono per entrare in questo mercato. Entrando proprio nello specifico di quello che riguarda l'agriturismo, che cosa possiamo dire? Beh, intanto noi partiremo verso la metà del prossimo anno, nel 2016, perciò ci sono i tempi per le aziende per preparare tutti quei documenti che servono, le concessioni edilizie, fare i corsi di formazione professionale necessari e avere un progetto complessivo da cui stralciare le eventuali possibilità di finanziamento. Poi noi crediamo che per l'agriturismo esistano ancora due necessità fortissime. Una, che è quella di sviluppare aziende nelle zone più marginali del territorio, quelle montane, quelle del basso ferrarese, dove ci sono ampie zone ancora vergini da questo punto di vista, che possono essere coperte da nuove aziende. In realtà,
in altre zone, soprattutto lungo, vicino ai centri abitati e lungo la via Emilia, dove ci sono più possibilità di attività anche di un turismo fine settimana, più di pendolarismo città-campagna, abbiamo bisogno di migliorare la qualità dei servizi offerti e pertanto auspichiamo che con i criteri di selezione che noi abbiamo fatto ci siano molte aziende che vadano a specializzarsi su settori di nicchia ben precisi. Quanti fondi ci sono su questa misura e che numero è questa misura? Così abbiamo messo proprio tutti i puntini sulle i. La misura è la 16401, ci sono ben 19 milioni di euro, noi pensiamo di metterne a bando nel primo giro almeno l'80%, teniamo presente che per l'agriturismo storicamente siamo sempre riusciti a dare una risposta concreta a tutte le domande presentate, perciò è una di quelle misure che ben si presta a un interesse da parte dell'azienda sapendo che le effettive possibilità di finanziamento sono notevoli. Nel campo dell'agriturismo c'è un'operazione completamente nuova. Nella vecchia programmazione noi ci eravamo preoccupati di strutturare le aziende, far nascere delle aziende e far nascere una buona offerta di agriturismo. A questo punto sono nati alcuni club di eccellenza in base alla legge regionale. In questa programmazione gli diamo gli strumenti per incominciare a farsi conoscere come club, come offerta specifica di un settore ben caratteristico. Tale per cui c'è l'operazione nella cooperazione prevede dei finanziamenti per poter partecipare a fiere, fare siti dedicati, cioè una promozione mirata alla rete che si costituiranno da qui alla fine del prossimo anno per poter aggredire mercati non regionali, speriamo, ma almeno italiani e anche internazionali. E sappiamo già la cifra? Il bando avrà circa 1 milione e 100 di risorse, viene concesso in de minimis e con un limite massimo di 130.000 euro per quelle reti che decidono di fare delle azioni all'estero per portare dei nuovi turisti da fuori in Italia e in particolar modo nell'Emilia Romagna. Ecco, anche in questo caso i tempi, immagino si parlerà di metà del 2016 per i bandi? Essendo una misura di promozione, partirà dopo quella degli investimenti, perciò dalla metà alla fine dell'anno, io penso più vicino alla fine dell'anno che a metà dell'anno. Ecco, in tutto questo io non ho citato le fattorie didattiche, ma suppongo che rientrino, no, nella diversificazione di cui abbiamo parlato all'inizio, o c'è qualcosa di più specifico? No, certo, noi abbiamo sempre avuto una legge che univa le attività di agriturismo e fattorie didattiche, la misura di diversificazione di cui ho parlato relativo all'agriturismo comprende anche le fattorie didattiche, perciò all'interno del bando è prevista la possibilità sia per gli agriturismi e fattorie didattiche di ristrutturare i loro immobili con regole diverse, adeguate alle due attività, però in maniera assolutamente libera, perciò il singolo imprenditore potrà decidere quale pacchetto di offerta voler fare. Solo quella agrituristica, quella di fattoria didattica, come meglio crede. Passando invece a quella che è un po' una novità reale, proprio perché è la prima volta che se ne parla di questo PSR, cioè l'agricoltura sociale. Ecco, di che cosa si tratta e che cosa prevede in merito questo nuovo PSR? Allora, storicamente la Regione Emilia-Romagna ha sempre inserito la possibilità di svolgere le attività sociali anche tramite la normativa agrituristica semplice. Pertanto nella misura 6401 è sempre stato possibile investire nella ristrutturazione di immobili a scopo di asili nido, locali per l'ospitalità di persone con handicap in genere. In questa programmazione abbiamo affinato una misura che è nell'ambito della cooperazione, che prevede la possibilità di presentare dei progetti che hanno alla base una convenzione tra comune o ASL, cioè un ente pubblico predisposto per statuto all'attività di tipo sociale, l'agricoltore. Noi interveniamo dando un fortissimo contributo all'operatore agricolo che vuole adeguare le sue strutture per fornire questo servizio. Questo servizio che sarà quello che il sindaco, che il comune, decide che è necessario e ancora non attivato sul suo territorio. Anche in questo caso tempi e fondi messi a disposizione. Allora, anche per questa operazione noi pensiamo di partire verso fine
2016 e sarà una delle ultime perché questa operazione richiede una grande operazione di animazione sul territorio, sia tramite gli enti pubblici che sono quelli che dovranno predisporre le convenzioni e stabilire quali servizi sociali specifici ci vogliono nel loro territorio. Le risorse sono invece circa 1.100.000 perché essendo così sperimentale vogliamo vedere come funziona, ma tutti sanno che nel PSR poi a metà periodo, a metà programmazione ci sarà una rivisitazione, pertanto se nel primo bando questa operazione avrà un buon riscontro da parte degli agricoltori, penso che ci potranno essere delle valutazioni positive per spostare eventuali altre risorse su questa operazione. A proposito di agricoltura sociale, esiste una legge nazionale, la Regione Emilia-Romagna come si rapporta con questa legge? Allora, in questo momento esiste già la legge nazionale, però purtroppo mancano ancora tutti gli atti attuativi e soprattutto manca l'osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale, che è quell'organismo che dovrà emettere le linee guida a cui si dovranno attenere le regioni. Pertanto noi stiamo aspettando queste linee guida, la nascita dell'osservatorio. Una volta che ci saranno le linee guida, la regione, io credo nei 6 mesi successivi, provvederà a fare un testo di legge coerente con la legge nazionale e in questo modo saremo in grado eventualmente a metà della programmazione anche di modificare e affinare l'operazione agricoltura sociale alle nuove normative. Invece, per quanto riguarda la produzione da fonti di energia alternative, che cosa possiamo dire? La misura 6402, ci sono 13 milioni di euro, noi prevediamo la possibilità di investire in qualsiasi impianto, perciò sarà libero l'agricoltore di scegliere la tecnica che più si adatta alla sua azienda, dalle biomasse al fotovoltaico, l'utilizzo del biogas, eccetera. È una misura che storicamente è stata sempre molto influenzata dall'aiuto che lo Stato dà all'energia più che quello che noi diamo per l'investimento. Pensiamo che in questo momento i settori più promettenti siano quelli del biogas e del biometano. Ecco, e quindi anche qui parliamo della metà del 2016 per l'uscita dei bandi o altre date? Allora, sicuramente metà dell'anno l'uscita del bando, 13, come ho già detto, 13 milioni di euro, l'80% nel primo bando. Naturalmente noi mettiamo queste risorse perché dopo 2 anni, verso alla fine del 2018, faremo la seconda tornata e un po' con le economie e un po' con le altre risorse faremo un altro bando. Ripeto, secondo me è una misura che dovremo affinare al momento dell'uscita, proprio in funzione anche di questi aiuti statali che sono in fase di rielaborazione a livello nazionale. Ecco, rispetto al precedente PSR, ecco, su queste misure di diversificazione c'è maggiore investimento oppure più o meno siamo agli stessi livelli, cioè ci si crede di più vista l'esperienza passata, è cambiato qualcosa? Le risorse ci sono. Noi ci crediamo, il problema è che è un periodo di forte crisi e bisognerà vedere quanti imprenditori effettivamente vorranno investire in questo settore. Ma noi auspichiamo che ci sia, ripeto, per il semplice fatto che l'agriturismo è veramente promozione, far conoscere quella che è l'attività agricola vera e propria dell'azienda, perciò c'è una ricaduta diretta specifica sulla redditività proprio anche dell'attività agricola che può trovare nell'agriturismo, nelle fattorie didattiche la possibilità di utilizzare i prodotti, valorizzare il valore aggiunto che ha nella somministrazione diretta, nella vendita diretta di questi prodotti. Con questo termina l'approfondimento che Agreste dedica alle nuove misure del PSR per la diversificazione delle attività delle aziende agricole. Io ora cedo la parola a Tania che ha ancora alcune informazioni per voi, prima però spazio agli sponsor di questa puntata. Confagricoltura sostiene l'impresa in agricoltura orientata all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto e alla qualità. Lavora per lo sviluppo del settore primario a beneficio della collettività, dell'ambiente e del territorio. Promuove l'agricoltura e le imprese agricole come forza decisiva per la ripresa del paese. Offre alle imprese associate tutela, informazione costantemente aggiornata, servizi qualitativamente eccellenti e innovativi
e know-how per renderle competitive sui mercati. Accoglie le istanze del mondo agricolo, facendosene portavoce presso le istituzioni e adoperandosi per una semplificazione della normativa di settore.